spettacolo sport e non solo al talk show Senti se c'è un amico, ideato da Giorgio Panariello e presentato da Walter Santillo. Giovedì scorso al Gambrinus di Montecatini erano ospiti Giancarlo Antognoni e Massimiliano Allegri. Sentiamo qualche passo dall'ex tecnico del Milan su mondiali, sul morso di Suarez, su Mario Balotelli e sulla nazionale. Credo che questo mondiale abbia detto che ci sono squadre che sono arrivate in fondo, vedi la Germania, con un buon gioco, e dall'altra parte c'è l'altra finalista che è l'Argentina, che è arrivata in fondo non giocando un calcio spettacolare, ma giocando un calcio concreto, subendo poco e sfruttando al massimo quelle che sono le sue qualità dei giocatori, da Di Maria, da Higuain e soprattutto da Messi. Ha dato un morso, e non era la prima volta, a un altro giocatore. In più era stato squalificato, quindi non poteva neanche aiutare la sua nazionale ad arrivare alle semifinali, ed è stato accolto come un eroe. Che insegnamento dà Suarez ai ragazzi che vogliono cominciare a diventare dei calciatori? Sono d'accordo sul comportamento sbagliato che ha avuto Suarez, perché a volte non si rendono conto dell'importanza che hanno nel trasmettere messaggi positivi ai ragazzi, perché tra televisioni, giornali, social network sono un esempio quotidiano, per non dire di ogni ora, e questi valori credo che vadano trasmessi. È vero che ora dicono la società è cambiata in Inghilterra, non perché l'Inghilterra è migliore del nostro campionato, io dico che solamente l'Inghilterra è un campionato diverso, come è diverso quello della Spagna, però in campo bisogna avere un certo tipo di atteggiamenti. Noi siamo un pochino più modaioli, diciamo, con queste creste, con questi orecchini, con queste tatuaggi. A me non piacciono molto, non ho neanche un tatuaggio addosso, però rispetto chi ce l'ha e che se li mette, però i giocatori devono capire che sono d'esempio per tutti i ragazzi, per i bambini che lo vedono. Mario è un ragazzo, è anche un ragazzo d'oro, perché non è un cattivo ragazzo, è un ragazzo che ha 24 anni, che è 7 anni che è alla ribalta su tutti i giornali. Credo che debba essere più valutato per quello che fa sul campo. Ancora tantissimi margini di miglioramento. Se il mister Allegri diventasse per caso allenatore della nazionale di calcio, convocherebbe Balotelli? Convocherei Panariello, sicuramente. No. Se no, poi dopo lui non mi invita più qui, credo io vengo molto diciamo volentieri. Diciamo che la squadra riparte, allora, su di me. Sicuramente ripartiamo su una base solida, che Giorgio non porta.